Morsiani, quest'anno il Città di Sassari raddoppia, abbiamo una giornata di incontri sulle materassine con il settore juniores e una di seniores come l'anno scorso. Sì, direi che la federazione quest'anno ha investito molto in proiezione con la rappresentativa juniores. Siamo qui a cercare di porre le basi su un futuro che deve essere il più certo possibile. Credo che la federazione, con questa presenza in un torneo così importante come Città di Sassari e domani il Trofeo Milone, vorrà essere presente e cercare di porre le basi, come dicevo, su un futuro che un'annata come questa, importante come le Olimpiadi e con le due qualificazioni importanti, una nella greco-romana e una nella libera con Frank Chamizzo e Daigro Timoncini, vogliamo creare i presupposti futuri per dare quell'impulso al movimento sportivo e in questo caso della lotta libera e greco-romana, dove vogliamo far capire che la federazione è viva, è con le società e nel territorio. Abbiamo avuto, ecco, parlato di Olimpiadi, abbiamo avuto modo di parlare con il direttore Caldullo, Chamizzo e Timoncini saranno pronti per Rio? Allora, Chamizzo è molto pronto, Daigro Timoncini, quindi parliamo del campione del mondo della categoria 66 kg del stile libero. Daigro Timoncini ha avuto qualche problema fisico nella fase, nel penultimo incontro dove si è qualificato, stiamo lavorando per lui è carico, cerchiamo di accontentare gli atleti nel loro percorso, che comunque è stato difficile ma che tutti auspichiamo di avere dei grandi risultati, e la rappresentativa italiana è sempre comunque sul pezzo e noi siamo con i nostri atleti.